Ciao amici del Vlog del Cactus, siamo a Monaco di Baviera, abbiamo, vedete alle mie spalle, un'altra auto elettrica tedesca, un'altra auto elettrica davvero imponente, andiamola a scoprire insieme. Ed eccola qui, partiamo proprio dal frontale e andiamo a scoprire questa Q8 55 e-tron 4, guardate il logo in plexiglass nella parte frontale, telecamera centrale, logo e-tron su questo bordo in plastica dura e lucida costruita intorno alla calandra, e poi anche qui vedete il passaggio dell'aria da queste prese d'aria laterale, fari a LED, Digital Matrix Light con un disegno particolare con queste linee orizzontali sulla parte basso a destra, chiaramente, ecco, proviamo a farla vedere un po' nell'insieme, è una macchina decisamente imponente. Specchietti sostituiti dalla telecamera. Abbiamo una bambina che purtroppo proprio qua intorno a noi che piange, Audi Q8 e Tron 4, guardate gli interni. Meno eleganti forse della BMW, ma più in linea con lo stile Audi. Andiamo sul posteriore, vedete naturalmente in questo caso si tratta di un SUV, quindi con le linee tipiche del SUV, ancora una volta queste linee orizzontali che caratterizzano un po' il nuovo disegno dei fari dell'Audi, e poi tutta la fascia luci che abbraccia il posteriore ed il cofano. Guardiamo i copertoni, dicevamo Bridgestone alquanto imponenti in questo caso, 265-45R21-108H a lenza, telecamere un po' ovunque tranne, vedete, non ci sono telecamere sui montanti laterali, disegno dei cerchi anche qui con queste linee orizzontali e il logo e-tron, vedete, con la spina disegnata sul lato. Proviamo a darvi una vista generale, scritta Audi, vedete, sul montante proprio della portiera d'ingresso, macchina sicuramente imponente. Proviamo a dare uno sguardo alla scheda, 300 kW, 22 kWh ogni 100 km in questo caso il consumo, 5,6 secondi da 0 a 100, 536 km di autonomia dichiarata. Vedete, questi sono i vari accessori. Interessante, ha la possibilità di caricare a 22 kW, quindi probabilmente trifase. Accessori vari, telecamere che riconoscono naturalmente i segnali stradali, tutto un po' standard con le auto elettriche di oggi. E quindi niente, confermato, 22,2 kWh ogni 100 km il consumo combinato secondo WLTP. Q8 55 e-tron 4. Grazie per aver seguito questo nuovo video del Vlog del Cactus e appuntamento alla prossima.